Si è aperta venerdì 5 settembre la prima edizione del Palio della Contea di Aquino, la competizione che vedrà impegnate le 8 contrade in 3 giorni di sfide, dal 5 al 7 settembre. I rioni sono entrati in piazza guidati dall'abaro che caratterizza ciascuno. Nonostante il maltempo, tante le persone che hanno affollato Piazza San Tommaso, non solo aquinati, ma cittadini arrivati dal Basso Lazio per assistere alla prima edizione del Palio, che nasce all'insegna delle tradizioni, del folklore e della sana competizione sportiva. Questa città in qualche modo voleva tornare ad essere unita, voleva tornare ad esplodere, diciamo, di gioia, di fantasia, ma soprattutto di passione. Hanno vinto veramente le passioni, il cuore degli aquinati, era quello su cui noi avevamo scommesso e credevamo. Non finisce qui, continueremo su questa strada perché questa operazione è stata un'operazione straordinaria, straordinaria per intensità, per partecipazione, ma soprattutto davvero anche una svolta economica, ha dato un colpo deciso a far rinascere la nostra città, a ripartire decisamente e in qualche modo a proiettarci e a far sì che anche i centri limitrofi ci guardassero con grande simpatia e grande interesse. Una manifestazione che vuole dare un nuovo impulso turistico al territorio. L'ente provincia deve essere da raccordo a tutte le piccole realtà, perché anche questo fanno parte di quel bagaglio culturale e soprattutto cercano di spingere il turismo a livello provinciale e anche a livello regionale. A tal proposito abbiamo già preparato un progetto, l'ho dato già nelle mani della Regione Lazio, farò un protocollo d'intesa con tutti i sindaci, 91 sindaci, su 4 segmenti importanti: ciociaria religiosa, ciociaria del cinema, ciociaria enogastronomica e del patrimonio artistico e culturale. Io ci credo e le porto avanti insieme ai sindaci, che sono i veri autori che cercano di portare avanti il territorio. Perché, come ha sottolineato il prefetto, dallo sviluppo culturale nasce e cresce anche quello economico. Vive una città intorno alle tradizioni e intorno a questo si arricchisce tutto il contesto, insomma, paesi d'intorno, circondario, provincia e perché no, anche al di fuori della provincia. Quindi dobbiamo alimentare un po' questo sistema, insomma, per fare in modo che i paesi rivivano. Questa è la cosa più importante, intorno a loro si allarga anche uno sviluppo culturale intorno alle vecchie tradizioni, da cui può derivare anche uno sviluppo sociale, economico.